Ciao ragazzi e ciao ragazze, la terza giornata è alle porte, quindi andiamo ad analizzare a 360 gradi quelle che sono le 9 partite di questa terza giornata di Serie A che ci offre, che ci propone. Andiamo ad analizzare proprio le formazioni, ma ovviamente andiamo anche a dare qualche piccolo spunto fantacalcistico e qualche pronostico, quindi occhio, prima però due premesse. Perché ho detto 9 partite e non 10? Perché è stata rinviata a Torino-Genoa, Genoa-Torino, che dir si voglia, per i motivi che conosciamo tutti e giustamente aggiungerei. Seconda cosa, voglio ringraziarvi perché il primo episodio delle proprie informazioni è andato veramente bene. E ripeto, se piace, perché non portarlo? Piace anche a me fare questo tipo di video, quindi assolutamente, se piace anche a voi. Perfetto, a me va benissimo. Quindi iniziamo subito dalla prima partita Fiorentina-Sampdoria. 3-5-2 per Iachini, Dragowski tra i pali, difesa 3 composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, esterni confermatissimi Biraghi e Chiesa, centrocampo confermatissimo Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, secondo me sarà Amrabat mediano e Castrovilli mezzala, qualche piccolo errore ecco, di Sky. E in attacco Koumé e Ribéry. In panchina, occhio veramente a tanti giocatori come Cutrone e Vlahovic che entreranno al posto di Koumé e Ribéry sicuramente. Uno non è sicuro della titolarità e si alternerà spesso, parlo di Koumé con Cutrone e Vlahovic, l'altro Ribéry non ha i 90 minuti nelle gambe, anche se sappiamo tutti che quando in campo regala prestazioni sublimi per chi sta guardando la partita. Polirola potrebbe entrare al posto di Chiesa quando in determinate frazioni di gioco si dovrà difendere il risultato. Ceccherini, occhio che potrebbe essere un leggero ballottaggio con Pezzella e anche qualche cambio per dare freschezza al centrocampo a partita in corso come Borja Valero, Pulgar, eccetera, eccetera. Passiamo alla Sampdoria, questo 4-4-2 che ci offre Claudio Ranieri. Audero tra i pali, Belezinski, Colli, Tonelli e Augello a comporre il pacchetto difensivo, centrocampo Verre ed Ekdal come mediani, esterni Candreva e Yankto, in attacco Quagliarella e Bonazzoli. Sicuramente, sicuramente dobbiamo fare attenzione in panchina a Gabbiadini, ma nemmeno così tanto, ecco. Dimenticavo, per la Fiorentina al Fantacalcio vi consiglio Castrovilli perché ha fatto 2 su 2, ovvero 2 gol in 2 partite, perché non fare 3 su 3, quindi gioca in casa contro la Samp che non viene da un buon momento e potrebbe segnare. Tornando alla Sampdoria, un giocatore che vi consiglio, Fabione Quagliarella, che potrebbe essere l'unico ad andare in gol secondo me per la Samp, ma anche Candreva perché l'ho visto bene contro il Benevento e potrebbe dare un piccolo contributo anche lui. Sampdoria che, ricordiamolo, viene da due sconfitte, una contro la Juve per 3-0 e l'altra contro il Benevento in rimonta 3-2, quindi non viene da un buon momento la Sampdoria e secondo me non riuscirà ancora una volta a portarsi a casa almeno un pareggio. Secondo me vincerà la Fiorentina, la Sampdoria riuscirà a fare un gol, ma la Fiorentina si porterà facilmente, non dico facilmente, ma quasi, ecco, i 3 punti. Passiamo a Sassuolo-Crotone, seconda partita che ci offre questa terza giornata, 4-2-3-1 per il Sassuolo, Consigli tra i pali, difesa a 4 composta da Tojan, Kirikesh, Ferrari e Kriakopoulos, a centrocampo Locatelli e Obiang, trequartista Juricic, esterni Berardi e De Frel, e in attacco Ciccio Caputo. In panchina magari possiamo fare leggermente attenzione ad Araslin. Per il resto non presterei cioè, maggiore attenzione ecco, alla panchina. Presterei maggiore attenzione invece a Ciccio Caputo che ha fatto la tripletta di gol annullati nello scorso match contro lo Spezia, sì, contro lo Spezia. E sono convinto che ragazzi in casa contro il Crotone poi penso che possa anche arrivare alla doppietta o magari addirittura alla tripletta. Magari sto esagerando, però doppietta potrebbe anche darsi. Quindi vi consiglio assolutamente Ciccio Caputo. Altro giocatore che vedo bene è un Ferrari, giocatore propenso di portare bonus. In casa contro il Crotone il Sassuolo non dovrebbe in teoria avere difficoltà dal punto di vista difensivo, come invece è successo in alcune partite. Quindi è consigliabile per questa partita mettere difensori, così come è consigliabile mettere anche il portiere, ecco. Del Sassuolo. Passiamo invece
al Crotone 3-5-2, Kordaz tra i pali, difesa 3 composta da Magallan, Marrone, Golemic, Zanellato, Mesias, Molina, esterni Pedro Pereira e Reca, in attacco Dragus e Simi. Magari dalla panchina possiamo fare attenzione maggiore. No, non c'è Rivier e non c'è nemmeno Cigarini, quindi a nessuno in panchina, perché poi ragazzi, il Crotone, parliamoci chiaro, sulla carta dovrebbe essere la squadra cioè che dovrebbe incontrare maggior difficoltà in determinate partite, come questa per l'appunto. Quindi secondo me il Sassuolo farà poker contro il Crotone, un 4-0 o un 4-1, ma non penso che il Crotone vada in gol, difficilmente riuscirà ad andare in gol, e c'è veramente poco da dire anche dal punto di vista fantacalcistico. Qua il Crotone che ha perso 6-0, no, 6-0 ragazzi, lasciamo perdere, no, comunque ha perso le prime due partite, una col Milan, la seconda giornata, e poi 4-1 contro il Genoa. Ragazzi, stavo facendo 6-0, ma quello è il Genoa che ha perso col Napoli. Sto facendo un pochettino di confusione. Quindi partita abbastanza agevole per il Sassuolo, secondo me. Passiamo all'Udinese che giocherà contro la Roma in casa. Udinese reduce da una sconfitta clamorosa, mi verrebbe da dire, contro lo Spezia. In 10, ha vinto 2-0 e ha sbancato la Dacia Arena. 3-5-2 per l'Udinese. Musso tra i pali, difesa 3 composta da Becao, De Maio e Samir. Centrocampo Palumbo, De Paul e Koulibaly. Zeghelar e Teravest come esterni. In attacco Okaka e Kevin Lasagna. In panchina possiamo notare un Nestorovski che può entrare alla partita in corso, ma guardate un po' il bollettino medico dell'Udinese, troppi infortunati, quindi non possiamo nemmeno fare affidamento a possibili subentrati, ecco. Giocatore che vi consiglio potrebbe andare in gol De Paul, visto che nelle prime due giornate sì, ha fatto comunque prestazioni da sufficienza, ma non ha tirato spesso in porta, non ha comunque trovato la zampata vincente, e magari potrebbe trovarla contro la Roma. Comunque l'Udinese gioca in casa, quindi perché no? Passiamo invece alla Roma. La Roma con questo 3-4-2-1 si presenta Mirante tra i pali, Kumbulay, Bagnez e Mancini in difesa, centrocampo Pellegrini e Veretout, esterni Santon e Spinazzola, trequartisti Mkhitaryan e Pedro, in attacco Edin Dzeko. Poi in panchina possiamo fare attenzione a diversi giocatori come Kluivert, Diawara, Cristante, eccetera, eccetera. Io al fantacalcio mi sento di consigliarvi Pedro, non so perché, ma potrebbe andare in gol. Mi sento di giocarmi questa carta particolare, quindi Pedro potrebbe andare in gol, magari non andare in gol, ma qualche bonus potrebbe portarlo, quindi non lo so, mi sento di dire questo. La Roma potrebbe vincere anche perché l'Udinese viene da una sconfitta, secondo me, imbarazzante. Cioè, lo Spezia in 10, neopromosso, primo anno in A. Sì, bella prestazione dello Spezia, ma l'Udinese ha fatto veramente poche conclusioni, perché ha visto la partita, può confermare. Quindi niente, io direi di passare ad Atalanta Cagliari. Ripeto, partita, non lo so, mi aspetto un 2-1 per la Roma, comunque un risultato tirato, perché non si sa mai, la Roma è una squadra che può veramente farti di tutto e di più. Quindi passiamo a una partita interessante, secondo me, tra Atalanta e Cagliari, però chiaramente l'Atalanta è di tutto un altro livello. 3-4-1-2, Sportiello tra i pali, Toloi, James City e anche Palomino, difesa 3. Esterni Gosens e Atebura, centrocampo come mediani Freuler e Derun, Papu Gomez a supportare le due punte, Muriel e Duvan Zapata. Questo dovrebbe essere l'11 titolare della Dea. In panchina occhio ovviamente a Malinovskyi, occhio ovviamente a Pasalic, e magari Lammers, sì, però Malinovskyi e Pasalic sono vere e proprie certezze, ecco. Abbiamo un po' di indisponibili per la Dea, quindi occhio anche a valutare quello. Però ragazzi, c'è veramente poco da dire. Squadra che ha vinto 4-1 con
contro la Lazio, 4-2 contro il Torino, sono veramente incommentabili, nel senso che sono son veramente tanta tanta roba. Che dire, secondo me potrebbe essere decisivo Muriel contro il Cagliari. Vi consiglio Muriel, ovviamente mettete il papo perché 4 gol in due partite se non sbaglio. Ma anche gli esterni a Teburgosio, cioè comunque ragazzi, l'Atalanta gioca in casa contro una squadra non di alto livello come il Cagliari. Chiunque sia dell'Atalanta va messo a priori, ecco. Passiamo invece al Cagliari. Cagliari reduce da una sconfitta interna contro la Lazio per 2-0. 4-3-3 per gli uomini di Francesco, Cranio ovviamente tra i pali, difesa 4. Faragova, Lukiewicz, Klavan e Lico Giannis. Incredibilmente Sky non dà la titolarità a Diego Godin, però potrebbe anche giocare Godin da titolare. Vedremo un po' come si evolverà la situazione. Centrocampo Marin, Rogue, Nandez, Sottil, Simeone, João Pedro, cioè praticamente la stessa formazione che abbiamo visto contro la Lazio, se non sbaglio. Quindi occhio in panchina a Diego Godin, occhio in panchina a Pavoletti e anche a Zappa, perché secondo me Lico Giannis giocherà titolare, ma Faragò potrebbe anche perdere il posto da titolare con Zappa, che ovviamente sarebbe contento, tra virgolette, di questa situazione. Quindi passiamo, anzi no ragazzi, mi stavo dimenticando tutto. Allora, per il fantacalcio vi consiglio ragazzi un giocatore, penso João Pedro potrebbe essere un giocatore importante e decisivo, anche perché Simeone non l'ho visto bene con la Lazio e con l'Atalanta è veramente difficile poter andare in gol. João Pedro invece è un giocatore che potrebbe tirare fuori dal cilindro qualche giocata che consentirebbe al Cagliari almeno di fare una prestazione decente, ecco. Però sono convinto che l'Atalanta riuscirà a fare 4 gol anche contro il Cagliari. Mi aspetto un 4-1 tra Atalanta e Cagliari con un gol da parte dei sardi. Passiamo poi al Benevento, che è reduce da una sconfitta per 5-2 contro l'Inter, ma d'altro canto può ripartire anche dal 3-2, ecco, contro la Samp. Gioca in casa, quindi occhio. 4-3-2-1, Monti può tra i pali, difesa 4 un posto da Maggio, Caldirola, Glick e Barba. Ionita, Schiattarella e Dabo a comporre il centrocampo. Caprare Insigne a supportare l'unica punta, Mancini. Dovrebbe partire incredibilmente dalla panchina alla Padula, ma abbiamo già visto questo tipo di soluzione tattica anche alla prima giornata, se non sbaglio, o comunque in una delle due partite, ecco. Occhio anche a Sawa, occhio anche a Iago Falchi, che partirà dalla panchina ma sicuramente giocherà. L'unico indisponibile Viola, ma è un'assenza importante per il reparto di centrocampo delle streghe. Reparto difensivo assolutamente, come posso dire, sotto la visione, ecco, generale, perché poi hanno preso 5 gol dall'Inter, 2 gol dalla Samp, quindi non vedo un reparto difensivo all'altezza della Serie A per il Benevento. Però comunque potrebbe anche stupirmi, ecco, contro il Bologna, che comunque viene da un ottimo momento di forma. Vedremo un po'. Il giocatore che vi consiglio al fantacalcio potrebbe essere Caprari, perché non schierarlo col Bologna, ragazzi? Doppietta contro l'Inter potrebbe anche essere decisivo contro il Bologna, appunto in casa al Benevento. Quindi fate attenzione a Gianluchi e Caprari. Passiamo al Bologna, invece reduce da un'ottima vittoria, quella contro il Parma, se non ricordo male, sì, per 4-1, stavo controllando al VAR. Comunque Skorupski tra i pali, De Silvestri, Tommiasu, Danilo e Dejx come difesa 4, centrocampo Schouten e Medel, perché Medel, Skovolsen e Musa Barro come esterni. Trequartista Soriano e unica punta Rodrigo Palacio. Skovolsen, che è stato visto bene, attenzione, potrebbe partire da titolare anche secondo me contro il Benevento. Poi è un ottimo test per il ragazzo, quindi potrebbe partire dalla panchina Orsolini, ma è un giocatore da monitorare, così come Sansone. Anche se appunto Sansone, cioè sì, Sansone, scusate, Skovolsen e Palacio sono stati visti bene contro il Parma, quindi potrebbero
avere il regalo, ecco, della titolarità in questa partita. Giocatore secondo me che potrebbe far bene, Skovolsen, se ce l'avete puntate su Skovolsen, anche se fuori casa, è vero, però è una scommessa, magari potrebbe confermarsi anche questa partita, perché no? Per quanto riguarda il pronostico, mi aspetto una partita, un 2-2, mi aspetto un pareggio perché il Benevento, secondo me, per quanto riguarda a centrocampo in attacco, ha certe qualità, in difesa un po' meno, ma il Bologna è vero che ha vinto 4-1 col Parma, è vero che viene da un buon momento, però mi sento di dire che il Benevento potrebbe anche ottenere un ottimo pareggio col Bologna. Passiamo a una partita veramente importante, Lazio-Inter, una grandissima partita. 3-5-2, Stracoscia tra i pali, Patrick, Acerbi e Bastos in difesa, centrocampo Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari e Marusic come esterni, Caicedo e Immobile come punte, in panchina occhio a Joaquín Correa, però ci sarà questo ballottaggio secondo me tra Caicedo e Correa, ancora indisponibile Murichi, però a momenti dovrebbe rientrare. Caicedo, reduce dal gol contro l'Atalanta, magari potrebbe essere importante anche contro l'Inter, quindi se avete Caicedo, difficilmente c'era qualcuno, ve lo consiglio. Non vi consiglio Immobile perché non lo so, in queste prime due partite non mi ha convinto tanto, quindi ovviamente se ce l'avete l'avrete pagato veramente tanto, quindi dovete metterlo per forza. Però ecco, mi sento di non consigliarvi il solito Immobile, vi consiglio Caicedo. Tra l'altro, Lazzari e Marusic confermatissimi come esterni, chiaramente perché c'è una certa carenza per la Lazio per quanto riguarda gli esterni. Vedremo se la Lazio cercherà di rialzarsi in qualche modo dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta per 4-1, seppur non facendo una prestazione pessima, però comunque una prestazione non all'altezza, soprattutto in difesa. Per questo c'è stato questo piccolo cambio: fuori Radu, dentro Bastos. Occhio anche a Luis Alberto, dovrebbe riprendersi in teoria anche contro una grande squadra contro come l'Inter, visto che contro l'Atalanta ha giocato veramente male fuori dalla partita. Passiamo invece all'Inter 3-4-1-2, o meglio 3-5-2. Handanovic, Skriniar, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Vidal, Sensi, Gagliardini, Young, Lukaku e Sanchez. Praticamente mi sta dando la formazione col Benevento, ma secondo me ci sarà fino all'ultimo tanti ma tanti ballottaggi. Gagliardini potrebbe essere anche confermato, idem Vidal, forse Sensi no, magari potrebbe giocare Niccolò Barella, ecco, indisponibili Raja Nainggolan e Vecino, Nainggolan anche dovrebbe andare al Cagliari in teoria, però ha questa faringite se non sbaglio. Al Fantacalcio vi consiglio Hakimi assolutamente, così come vabbè, Lukaku, ma è ovvio ragazzi, però Hakimi secondo me potrebbe far qualche altro bonus dopo averlo fatto il Benevento, potrebbe farlo anche contro una grande squadra come la Lazio. Magari anche Kolarov come ex potrebbe essere decisivo, perché no, visto che le prime due partite non sono state così tanto soddisfacenti per il difensore serbo, quindi occhio, occhio, occhio. Ma ci sarà veramente tanto ballottaggio a partire da Bastoni, Perisic, ripeto, Barella, Eriksen, ovviamente Lautaro Martinez secondo me partirà titolare e non sarà secondo me questa la formazione dell'Inter, ma penso sia un'altra formazione come Lautaro qua, Eriksen o Barella qua, qualora giocasse Eriksen qua giocherà Barella qua, vedremo un po', perché Barella ovviamente giocherà titolare assolutamente, non giocherà Sensi, però Gagliardini magari avrà questo leggero ballottaggio con Eriksen e Young e Hakimi secondo me saranno confermati in difesa. Passiamo alla prossima partita, Parma-Verona. Ah ragazzi, scusate, pronostico Lazio-Inter, secondo me potrebbe vincere l'Inter, anche perché è in un momento di forma migliore rispetto al momento di forma della Lazio, dopo che ha perso, ripeto, 4-1 con la Dea, magari un 2-0 per l'Inter, ecco il risultato che mi sento di dire. Parma-Verona, Sepe tra i pali, Laurini, Bruno Alves, Dermacu, Darmian in difesa, centrocampo Grassi, Brugman e Kurtic, Kuzka dietro a Gervinho e Caramo, che non sono vere e proprie punte. Infatti al Parma mancano le due punte, Inglese e Cornelius, quindi il Parma è un po' in emergenza, ecco, anche dal punto di vista tattico. Al Fantacalcio, occhio a Gervinho.
E occhio anche a Kuzka, perché no, perché no. Non mi sento di darvi qualche particolare. Sì, qua in panchina ci potrebbe essere Hernani, per il resto non mi sento di darvi chissà quali grandi nomi, ecco, anche perché in panchina certi nomi sono abbastanza carenti, quindi passiamo immediatamente al Verona. 3-4-2-1, Silvestri tra i pali, difesa 3 composta da Setién, Günther e Lovato. Faroni e Di Marco come esterni, Tamese e Veloso come centrocampisti, Benassi che è rientrato dall'infortunio insieme a Zaccagni, coppia di trequartisti che andrà a supportare la punta di Carmine. In panchina occhio a Favilli che ha deciso il match contro l'Udinese. E per il resto, ragazzi, mi sento di consigliarvi solo Favilli. Qualora, no, ma veramente difficilmente, ecco, avete Favilli al fantacalcio, a meno che non siate una Lega numerosa, ma vabbè. Indisponibile ancora, Lazovic dovrebbe essere ancora una volta indisponibile. Questo non lo so, però staremo un po' a vedere. Ragazzi, occhio, occhio, ripeto, all'asta di riparazione a questo Lovato, occhio veramente. Per il resto mi sento di dire, ragazzi, è entrato dopo, cioè farà il debutto col Verona dopo un infortunio. Io mi sento di consigliarvi questo qui, Marco Benassi. Quindi vi consiglio Benassi, tanto non so se si chiami Marco, ma vabbè, comunque Benassi, vi consiglio, ecco, Benassi al Fanta. Tra l'altro, bene o male, mantiene la stessa ossatura delle prime due partite il Verona, se non con questo appunto new entry. Ma non troppo, ecco, Benassi, e quindi passiamo immediatamente. La prossima partita Milan-Spezia, che partita sarà? Prima di passare alla prossima partita. Partita sarà Parma-Verona. Io penso che il Verona sia propenso a vincere contro il Parma. Risultato, mi aspetto un 1-0, ecco. Penso che sia un risultato su misura, ci potrebbe anche stare, considerando che il Verona poi gioca fuori casa. Passiamo al Milan, ragazzi. Il Milan giocherà contro lo Spezia in casa. Match apparentemente semplice, ma occhio perché, ragazzi, lo Spezia ha vinto 2-0 contro l'Udinese. Magari potrebbe fare il colpaccio, però Milan quest'anno che sembra essere una certezza, quindi difficilmente il Milan perderà con lo Spezia o pareggerà. Staremo a vedere. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kier, Hernandez, che sì, Tonali che parte leggermente favorito su Bennacer, Saelemaekers e Brahim Diaz come esterni. Penso sia Brahim Diaz a sinistra e Saelemaekers a destra, ma vabbè, questi sono piccoli dettagli. Calhanoglu trequartista, unica punta Leao che è rientrato dall'infortunio, indisponibile ancora Ibra, Rebic indisponibile, Romagnoli, Musacchio, Conti, assenze importanti anche per quanto riguarda il pacchetto difensivo. In panchina occhio a Colombo, ad Auge, a Castillejo, a Bennacer. Non mi sento di consigliarvi altri giocatori, ecco. E al fantacalcio invece vi consiglio Hakan Calhanoglu o Franchessi, uno dei due. Potrà decidere la partita, ecco, come è successo col Crotone, dove Kessié poi ha tirato quel calcio di rigore. Tra l'altro Kessié, ecco, con l'assenza di Ibra, ve lo volevo dire, Kessié è il rigorista, quindi qualora ci fosse un rigore lo batterà lui. È una vera e propria certezza dal dischetto anche Kessié, quindi occhio occhio a Kessié. Passiamo allo Spezia. Spezia che giocherà con questo 4-3-3. Rafael dovrebbe essere confermato in porta, non lo so. Vediamo, sì, perché Sut è ancora indisponibile, quindi gio dovrebbe giocare ancora Rafael. Ferrer, Erlich, Chabot e Ramos come difensori. Come centrocampisti, De Jola, Ricci e Maggiore. Vediamo se. No, ragazzi, Bartolomé incredibilmente parte dalla panchina, ok. In attacco Jasi, Galabinov e Verde. Con Farias che parte dalla panchina, chiaramente prestazione non all'altezza rispetto a quella fatta generalmente dello Spezia contro l'Udinese. Farias non ha reso così tanto, quindi è giusto cambiare qualcosa. Ragazzi, la fantacalcio anche col Milan, occhio a Galabinov. Cioè, ragazzi, 3 gol in 2 partite, non vorrei dire, ma sono numeri ottimi per un giocatore che gioca in un club neopromosso al primo anno in Serie A come lo Spezia. È vero che Galabino ha già giocato United, è un giocatore
abbastanza esperto, però ragazzi, 3 gol in 2 partite è veramente tanto. Quindi l'unico giocatore che vi posso consigliare per lo Spezia è Galabinov. Ragazzi, se è chiaro che se avete solamente lui, oddio, difficilmente avete tutta la squadra dello Spezia al fantacalcio, quindi magari qualora qualcuno avesse Galabinov, schierate Galabinov, ragazzi, anche se contro il Milan in trasferta schierate Galabinov. E infine l'ultima partita, ma non per grado di importanza, anzi perché penso sia la partita più importante che ci offre questa terza giornata. Juventus-Napoli 3-4-1-2 per Pirlo, Szczęsny tra i pali, difesa 3 composta da Danilo Bonucci, Chiellini, Sterling dovrebbe partire di nuovo titolare fra Botta, esterno destro Cuadrado, penso che Pirlo abbia imparato la lezione, poi vi spiego perché. Centrocampisti Bentancur e Arthur, con quindi un'esclusione dalla panchina cioè inizialmente, poi magari a partita in corso potranno entrare. Stiamo parlando di McKennie, e sì, ecco, Rabiot è squalificato, ecco, stavo dicendo una cavolata gigante, in realtà è solamente McKennie che potrebbe entrare da partita in corso, perché Rabiot appunto è stato squalificato nella gara contro la Roma. Indisponibili De Ligt, Bernardeschi e ancora Alexandro. Occhio dalla panchina Dybala, Amorata, poi dov'è, eccolo qua, Douglas Costa e McKennie. E al fantacalcio vi consiglio Dejan Kulusevski, ma anche Arthur, che dovrebbe partire da titolare per la prima volta, e quindi magari potrebbe essere decisivo, ecco. Sì, invece consiglio il solito Ronaldo, tanto Ronaldo andrà in gol, vi consiglio o Kulusevski o Arthur, ma anche Ramsey, perché no ragazzi, Ramsey. Se avete Ramsey, schieratelo. Poi passiamo appunto al Napoli. Ah, non vi ho detto il prossimo di Milan Spezia. Vabbè, ragazzi, meno male ve l'ho detto inizialmente. Il Milan difficilmente perderà o pareggerà con lo Spezia. Mi aspetto un 2-0 come è successo contro il Crotone. Ecco. Il Napoli invece giocherà con questo 4-2-3-1. Meret tra i pali, difesa 4 in posta di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Isai. A centrocampo Fabian Ruiz, Zielinski, trequartista Mertens, Politano e Lozano come esterni, unica punta Osimhen. Dovrebbe essere, no, non dovrebbe essere la stessa formazione perché Insigne partirà dalla panchina, Lozano sinistra, quindi Politano a destra, perché appunto Insigne è risultato indisponibile per la precedente gara contro il Genoa. Napoli che dovrebbe giocare perché in teoria dovrebbero essere tutti negativi secondo il nuovo giro di tamponi effettuati. Dalla panchina, ragazzi, Petagna potrebbe entrare dalla panchina. Lobotka, Demme, per il resto non mi sento di consigliarvi altri giocatori, però ragazzi, al fantacalcio Osimhen non si è ancora sbloccato, potrebbe sbloccarsi contro la Juve, ragazzi. Scommessona, ma secondo me potrebbe anche essere decisiva. Al fantacalcio vi consiglierei anche secondo me un Mertens, ecco, uno dei due, Mertens o Osimhen. Magari ce li avete anche tutti e due, perché avete preso Osimhen, quindi avete preso anche Mertens, così siete sicuri su chi gioca e chi non gioca, magari avete preso tutti e due. Quindi uno dei due mettetelo perché giocano tutti e due. Tra Mertens e Osimhen io punterei più su Osimhen, ripeto, perché non ha ancora segnato, quindi occhio, magari potrebbe segnare proprio contro la Juve, chi lo sa. Io non dico nulla, però sulla carta, come pronostico, vi dico che la Juve è favorita sul Napoli. Anche se il Napoli, ragazzi, occhio, perché 6-0 contro il Genoa non è per nulla scontato. Poi ha vinto anche 2-0 col Parma, se non ricordo male, la prima giornata, quindi è un avversario in forma, però ragazzi, se proprio ecco, vedo un ribaltone sul mio pronostico, vedo un pareggio, ecco, però la Juve, ragazzi, è la Juve e mi aspetto una vittoria forse tirata, ma alla fine decisa con una giocata. Vedremo, o 2-1 o 1-0, non mi aspetto una partitona come quella dello scorso anno 4-3. Poi magari possono smentirmi, però io mi aspetto questo tipo di partita. Ragazzi, fatemi sapere il vostro commento qua sotto riguardo queste brevi informazioni. E niente, volevo sapere il vostro commento, appunto, cosa ne pensate, ecco. Se
anche se non c'è molto da pensare sulle probabili formazioni, però niente, abbiamo parlato un po' di tutti e ci vediamo in prossimo video. Ciao ragazzi!